Quante probabilità c'erano esattamente? Dimmi esattamente quante erano. Probabilmente lo 0,01, ma tu sei Steph e devi fare sempre di questi fail impossibili. E ragazzi, io sono Io sono Feriniki. Steph, e questo è Jiro Kaiman Sleeping Deeply, ovvero il secondo capitolo di Suicide Guy, che a quanto pare Esatto. è appena uscito. Io pensavo fossero dei nuovi livelli, e invece è proprio un nuovo capitolo. Per chi non lo conosce, è un gioco davvero fantastico, grafica cartoon molto molto Bellissima. carina, dove il nostro obiettivo è semplicemente quello di svegliarci dei nostri sogni, in modi davvero molto particolari, divertenti, molte volte Beh, parecchio anche complicati. perché Steph lo sanno tutti cosa bisogna fare per svegliarsi da un sogno. Questo. Uccidersi. Non è vero! Si dà il pizzicotto! Vabbè, ignoriamo a fare. Partiamo e stiamo a vedere se davvero è più figo del precedente. Buonanotte, Ok, e Pasquale! vedi che a differenza del primo capitolo, lui anziché bere la birra normale ha bevuto questa extra strong, Quindi quindi vuol i dire sogni sogni. Ecco. saranno diversi. Ok, dove sono stavolta? Chi lo sa, caro mio? Oh, cavolo. Ho il controllo io di questa cosa? Tecnicamente No, dovresti. ancora. No, no. Raga, Già adesso avete capito pensate. cosa intendevo per sogni particolari Strani. e strani, e quindi svegliarsi è un po' complesso. Allora, vabbè, siamo su una barchetta, al cappello da pirata, quindi mi sta simpatico Pasquale. Però abbiamo un kraken. No, non è neanche un kraken, questo è un alieno. Sì, è un alieno strano. Aia! Avrà fatto male questo, e anche E questo. anche questo. Sì. E ci siamo addormentati. E quindi noi ci stiamo svegliando con un alieno gigante che ha perso un occhio, arrabbiato con noi È pieno di e tentacoli. pieno di tentacoli. Beh. Perfetto. Primo livello, oh, molto tranquillo, Steph. Sì, beh, cosa vuoi che ci sia? La solita radio che c'era nel gioco. Ma direi di iniziare ad esplorare. Allora, questa scatola secondo me la possiamo muovere. Allora, devo tenere premuto? Tecnicamente sta dicendo il tasto, ma io non lo vedo perché c'è il microfono in mezzo. Così, vedi? Ok, allora tieni premuto. Esatto. Guarda lì, che c'è lì Questa è sotto? una botola. Eh sì, magari utile, no? No, Solo credo si sia estetica. staccata tipo da una nave, capito? Ok, sì, ci sta, ci sta. Ok, allora, quindi. Ma che cavolo, è pieno di roba strana. Teoricamente ci portiamo questa scatola qua. Io riesco a saltare così tanto? Sì, Sì, bravo. comunque altrimenti avresti due. No. No, forse è troppo alto, troppo lungo come salto. Steph. Steph. Porta Por Steph. favor, Steph. Per favore. Allora, chissà Ok. quale sarà il nostro obiettivo. Forse Beh. catapultarci nella sua Beh, bocca. vabbè, fai capitano ovvio sei. Cioè, siamo Giusto? arrivati, c'era una catapulta. Ok. Però chi l'attiva? Perché se noi ci mettiamo là. Non sai che forse non riesco neanche a No, non salirci? possiamo salirci. Vero? Non sembra. Gli dobbiamo ritirare l'occhio. Prendi l'occhio, glielo ritiriamo. Beh, è No. enorme, non credo di poterlo prendere. Per ora Non andiamo ti è piaciuta la avanti. mia idea? No, per niente. Ok. Andiamo avanti e continuiamo ad esplorare. No. No, non si può prendere. Perché vedi c'è anche. Ah! Prendi occhio, metti su catapulta, tiri occhio. Ok, vedi, Cioè, noi vedi. dobbiamo ridare la vista a un alieno, un mostro gigante, in modo tale che poi lui ci mangi E noi ci e noi ci svegliamo. svegliamo. Penso che sia così. Pensate voi che trip. Vabbè, ci sta. Ma è il bello di sto È il bello di gioco. sto È il bello di gioco. sto Allora, gioco. vediamo se Steph è in grado di comandare questa roba qua. Perché, sinceramente, non sono molto fiducioso, te lo dico già. Allora, ci mettiamo Ok. qui. Ecco qua la cabina di comando. Ok, no, no, non l'hai Aspetta. acchiappata? Infatti. Tasto sinistro, Steph. Ah, perché non. Tieni premuto? Ecco. Ah, ok. Hai Ok. bisogno di abituarsi a questi nuovi comandi, dai. Io userei l'ombra per vedere il punto esatto, anche se a me non sembra minimamente Ma c'è quello. la X, no? Ho appena fatto un fail enorme. La Assolutamente X sì. di cosa? Quella X che Hai ragione. Che è? Ah, non lo so. Vabbè, prova a prendere l'occhio e vediamo che succede. Perché io in avanti non posso andare. Cos'era quel rumore? Ok. E Forse sai siamo. che cos'è? Non dobbiamo prendere l'occhio, Steph. Dobbiamo mettere quel macigno nella X e prendere il macigno. Sì, secondo me è così. Secondo me è così, altrimenti a che serve quella X buttata lì in No, mezzo? certo, ma come cavolo prendiamo un macigno enorme? Troveremo il modo. Magari c'è una leva per farlo Cavolo, rotolare pensavo per. avessimo già, capito, risolto Ma tutto. quando mai? Ah! Ah no, si sposta. Vabbè, Vabbè, ma Steph. Pasquale sei Ma è un fortissimo. sogno, è normale che puoi spostare anche Ma le rocce. È un prima tutto sogno panzuto si fa questo. un parkour incredibile. Adesso mi sposta i macigni, manco fosse Magari, magari Hercule. lui desidera essere forzuto e parkurizzato, capisci? Parkourizzato? Non lo Sì, sapeva sentire. ok, secondo me ci Oh, che siamo, non è per. precisione! Perfetto. Ok, vediamo se Fer aveva ragione.
Secondo me sì. Forza Pasquale, che secondo ce la facciamo. Me sì. Il primo sogno lo potremo riuscire finalmente a concludere. Allora, opla. Ok. Vai. Prendi. Sì, l'abbiamo acchiappata, quindi questa roba è giusta. E dobbiamo metterla, suppongo, nella catapulta, no? Esatto, sperando di azzeccare il punto. Beh, non possiamo andare avanti, quindi dobbiamo sperare che sia questo. Sì, sì. Vai. Ho sbagliato. Meno male, meno male. Meno male, ho rischiato. Meno male. Ho rischiato moltissimo. Sì, assolutamente. Allora, sì. Ok, come cavolo ne scendo? Ok. Perfetto. Che poi ti ricordi che nel primo capitolo c'erano le statuette da collezionare? Sì. Chissà se ci saranno ancora. Me lo sono chiesto sì. Anche io, ma non è quella? Dov'è? Ah, sì. Abbiamo nominato senza farla apposta. Va bene. La riesco a acchiappare al volo? No, secondo me devi salirci. Quindi tipo devo. Con la scatola. E dai, le abbiamo sempre collezionate tutte, però. In realtà ce ne mancava una, secondo me. No, eravamo tornati indietro a riprenderla. Ok. Non l'avevamo presa nel video, ma poi abbiamo rifatto il livello per riprenderla. Quindi le avevamo collezionate tutte. Eravamo proprio dei bravi ragazzi. Proprio bravi. Eccola qui. Yay. A posto. Ok, allora, quindi dobbiamo riacchiappare la scatola, perché adesso il nostro obiettivo è andare di nuovo lì sopra, usare la catapulta, credo. Ma perché quindi un macigno? Non lo so, vedremo che succede. Cioè, l'occhio chiaramente non si poteva prendere perché non potevi andare avanti. Forse gli mettiamo so. Il macigno al posto dell'occhio? Lo so. E vediamo. Fuoco! Ti prego, dimmi che non abbiamo sbagliato a fare. Che cosa dovrebbe essere? Gli devi centrare forse la bocca? Hai capito qualcosa? No! Cavolo, li hanno fatti difficili, non vi rivedi? L'avevo letto, nelle recensioni dicevano che sono molto più difficili rispetto a prima, quindi... No, questo non si può muovere, o sì? Sì. Allora, spostiamo l'occhio. Forse avevo ragione fin dall'inizio ed era l'occhio, accidenti. Calmo, calma. Cioè, in realtà se ci attaccassi ci risolveresti tutti i problemi, quindi non ci attaccherei cioè, mai. Cioè, non dirmi che il macigno era lì per confonderti. Può essere. Sarebbe una cattiveria assurda. Vai! Il lancio mi sembra giusto. Se lo può prendere, lo prende. Ok, ok, è andata. Ok. Quindi a questo punto la facciamo scendere qua. Gli tiriamo sto benedetto occhio. E dovremmo aver fatto. Ogni volta mi riparte. Vabbè, purtroppo non ci posso fare nulla. Abbiamo capito tutti come sei. Forza. Ce la possiamo fare. Perché secondo me gli ridiamo l'occhio perché così ci vede e ci mangia. Esatto, è quello che avevamo pensato fin dall'inizio. Ma allora perché abbiamo tirato una pietra? Perché poi c'era la pietra lì vicino che comunque ha detto magari gli dai un colpo, si arrabbia e ti acchiappa. Anche perché so. Poi io non posso fare nulla per mirare qua. No. Giusto? Puoi semplicemente tirare, no? Okay, non c'è dai. Nulla. E allora vuol dire che pesa meno, quindi va un po' più in alto e prende perfettamente l'occhio. Quante probabilità c'erano esattamente? Dimmi esattamente quante erano. Probabilmente lo 0,01. Ma tu sei Steph e devi fare sempre di questi fail impossibili. Perché? Perché? Ci sono nato. Lo so che ci sei nato, però è un problema questo. Lo so. Però i problemi dalla nascita sono i peggiori, non li risolvi. No, non li risolvi per niente. Sto impazzendo. Ti vedo. Dai, occhio! Collabora! Fermati! Gira così, un po' più di così. Va benissimo. E ricordati di spostare. No, non me lo ricordo, però è ovvio che mi ricordo. No, possiamo... L'hai lasciata proprio di fronte alla catapulta. Cioè, potevi lasciarla in mezzo in qualsiasi. Ci hai pensato? No, perché la stavi manovrando tu. Non ci hai pensato minimamente che potesse essere colpito. Ammetti questa cosa. Vai, prendi occhio. Lo stai facendo apposta oggi. Si mette apposta da sola di solito. Lo stai facendo apposta, no? Steph. Non lo so. Vabbè, lascia così, non toccare nulla. Andiamo a sistemarle e ritorniamo indietro. Raga, io non ho fatto nulla di male nella vita. Ok, okay, va ci bene, siamo, ci dovremmo essere. Stiamo per scoprire che cosa succede. Siete tutti emozionati? Non vedete l'ora di scoprirlo? Certo che lo sono, vai. Ok, via, lontanissima dall'altra la parte. La mando
In Messico, via. Ok, pronta? Sì. Ti prego, signor alieno, kraken, mostro brutto, ci dia una mano perché Pasquale si vuole risvegliare da questo incubo. È un incubo anche per brutto. Steph. Proprio brutto. Ci vogliamo svegliare pure noi. Quindi, per favore, vado? Sì. Io pensavo che in questo video avremmo fatto tipo 3 livelli. Anch'io. Ne abbiamo fatto uno. Spero uno. Ok. Ho avuto. Ma. Tiraci la roccia. Sarebbe più bello, però non lo fa. Ma sei innamorato, Steph. È felice. Vabbè, gli abbiamo fatto un favore. Ha smesso di agitare quei suoi tentacoli. Però magari ci avviciniamo. È tutto un inganno. E ci mozzica. Non dirmi. Che adesso dobbiamo far arrabbiare. Sì. Con la pietra. Come tirargli la pietra? Ah, farla arrabbiare all'occhio e ci attacca. Sì, esatto. Ma povero, ma è felice. Ci sta facendo i cuoricini. Ci fai i cuoricini. Io avrei preferito che dandogli l'occhio era ancora arrabbiato e ci pappa. Però... invece così ti senti anche in colpa. È certo che mi sento in colpa. Vabbè, dai, è tutto innamorato. Ma alla fine è innamorato in un sogno. Ma noi ci ricorderemo sempre. Che lui ci amava e noi abbiamo distrutto. Ma di solito i sogni te li dimentichi quando ti svegli. Ma noi non ce lo dimenticheremo perché per noi è un videogioco. Quindi noi sapevamo che lui ci amava, noi l'abbiamo ferito e lui ci ha mangiato. Che dici? Stai dormendo anche tu? Smettila, sta. State tutti dormendo. Ci abbiamo fatta, va bene, dai, sì, va bene, Steph, su. Porta, Steph. Ma spintina avanti. Ok. Maledetta pietra, no, devi girare dall'altra parte. Ah la la, quanto sono felice di essere tornato in questo gioco. Sono proprio l'uomo più felice del mondo. Ok, quindi sistema catapult. È infinito sto livello. Vero? Io anch'io pensavo di farne almeno due oggi, ma almeno. Cavolo, dai. Cioè è difficilissimo. Allora. Però è almeno diventato un po' più divertente. Se tu non avessi fatto certi fail sarebbe stato ancora più divertente, però va bene, dai. Ok. Calmo, Steph. Ok. Poverino, lui allora è ancora lì tutto felice coi cuori. Bene, non rompere. E guardalo, ci sta fissando ogni movimento che facciamo. Non è colpa mia, è colpa sua che ci guarda. Va bene, ma cioè, ti vuoi svegliare dal sogno? No. Ok. Rimango qui per sempre. Con l'alieno. Ok, sì. Va bene. Che ci ama. Che ci ama. Ok. Dovremmo esserci. L'ho detto almeno 5 volte. Ma stavolta dovremmo esserci. Totalmente. Esatto. Quindi eviterei via di nuovo in Messico. E andiamo. Dovremmo esserci. Consolini e Steph. Cioè lo no, oh, non c'è ormai proprio nulla. Lo conoscete da è da almeno 5 anni. Minuti che non faccio un fail. Almeno 5 minuti. Ti sta andando troppo bene, infatti. Bene, non portargliela. Ok. Che deve finire questo sogno. Ok, quindi ora ci tiriamo la pietra, lo centriamo, si riarrabbia. Che poi anche una freccia in testa, chi è stato? Boh. Ok, andiamo. Ci mangia. Ora gallocchio. Ehi. Ci vedi? Ecco fatto, vai sotto, sotto i tentacoli. Ma ce la fai? Ecco fatto! Completato! Ah. Ah. Siamo di nuovo in questo bar. Chissà quanti saranno i livelli stavolta. Già. Infatti ha detto, mi ricordo tipo di questo posto, ma è diverso. Mi intriga moltissimo. Livello 1. Quello che abbiamo fatto era solo una sorta di tutorial a sto punto. Sì. Chissà quanti sono, non possiamo saperlo, raga. Non possiamo saperlo. 3? Perché i numeri ci sono soltanto in alcuni. No, sono 4, di più, sono di più. Però non ha senso, non ha senso. Non possiamo sapere quanti sono. In ogni caso, ci fermiamo così. Lasciate un sacco di like se ci volete far vedere, fare tutto il gioco. Ok, abbiamo okay. Tutto. Qua sotto comparirà un altro video. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina se ancora non l'avete fatto. E ci fermiamo così. Ciao ciao! Ciao.